figlioli. Dato la carezza in questo momento in Washington, dopo un lungo forte che sono destinate. Questo potere è solo un momento di Settembre 1870. I bersaglieri entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Dopo secoli di divisioni e sudditanza, l'Italia è diventata una nazione unita e libera. Ma c'è qualcuno di cui non si parla e che forse avrebbe avuto diritto ad essere celebrato in questa occasione. Si tratta di una donna di mezza età, un'italiana nevrotica e introversa, che va ripetendo: «Io ho fatto l'Italia». Archivi della signora Contessa di Castiglione. Questo è uno dei miei grandi sogni, delle poche grandi ambizioni gloriose per la vita che mi restano, che ti dico per la prima volta, e vorrei che restasse come leggenda ai posteri da me scritta. Ricordatene, a tempo e luogo, per la sola grande cosa che ho fatto da me, l'Italia. Chi è questa donna? Lei è stata la bellezza trasformata in forza, trasformata in potere, trasformata addirittura in intelligenza. Una donna moderna, spigliata, spregiudicata, ambiziosa e pericolosa. E oggi parliamo proprio di lei, di Virginia Oldoini, la contessa di Castiglione, la donna più bella d'Europa. Uno sceneggiato in onda su Rai 1 ricostruisce la sua straordinaria vicenda storica e umana, quella di una donna che vive in un mondo di uomini ma sa usare fascino, seduzione, che ama il potere e denaro ma sa confessare al suo diario le sue moderne fragilità. È l'inverno del 1856, il conte Cavour fa a Virginia una proposta indecente: deve sedurre l'imperatore di Francia e ottenere che il Piemonte sieda al tavolo della pace che segue alla guerra di Crimea. La contessa ha solo 18 anni, ma sa muoversi nel mondo complesso della diplomazia, è intelligente, intrigante, seducente, spregiudicata. Accetta e in soli 2 mesi e pochi giorni porta a termine con successo la sua missione. Opportunismo, avidità oppure un insospettabile amore di patria. La contessa di Castiglione gioca la sua parte nel cambiare il destino dell'Italia. Poi esce di scena, morirà dimenticata, quasi fuori di senno all'alba del nuovo secolo, il Novecento. Al conte di Cavour, suo protettore, cinico protettore, aveva confidato: «Ho appena cominciato a vivere e il mio compito è già finito». Questa è la sua storia. Gennaio 1855. Virginia Oldoini giunge a Torino da Firenze subito dopo le nozze con il conte Francesco Verasis di Castiglione, capo di gabinetto privato e primo scudiero del re. La fama della straordinaria bellezza della contessa l'ha preceduta. Alla corte sabauda tutti parlano di lei, tutti desiderano conoscerla. Il marito, che si dice innamoratissimo, ha speso una fortuna per restaurare sia il palazzo di Torino in via Lagrange che il castello di famiglia a Castiglione d'Asti. In questo castello Virginia darà alla luce l'unico figlio della coppia, Giorgio, destinato a morire giovanissimo e senza eredi. Ma non è passato un mese e il matrimonio è già in crisi, come la contessa annota freddamente nei suoi diari. 3 febbraio. Verasis mi ha fatto una scenata. 13 febbraio. Pranzato da sola nel mio boudoir, Verasis è venuto a dirmi che vuole separarsi. Poi è venuto con me a letto per fare la pace.
27 febbraio. Mi sono vestita con un abito bianco e oro per recarmi a corte, ma poi ho cambiato idea. In carrozza Francesco mi ha rimproverato e io me ne sono tornata a casa da sola. Virginia è abituata fin da piccola ad essere considerata la più bella di tutte. Il suo successo a corte è tale che il marito non tarda a mostrare segni di gelosia. In effetti, la contessa dà prova di una libertà di costumi sconcertante per l'epoca. A Torino, riallaccia quasi subito una precedente relazione amorosa con Ambrogio Doria. A sua insaputa, amoreggia contemporaneamente con i suoi due fratelli più giovani. Non tarderà a conquistare lo stesso sovrano, Vittorio Emanuele II, di cui è praticamente certo sia stata per anni l'amante. Servizio telegrafico di Sua Maestà. Signora Contessa Verasis, questa sera mi avete realmente abbagliato. Vi faccio di cuore i miei complimenti e vi auguro continuazione in eterno. Vittorio Emanuele. Ma in questo periodo alla corte sabauda non si parla solo di ricevimenti e di feste. 1856. Si chiude la guerra di Crimea con la vittoria dell'alleanza franco-anglo-turco-piemontese contro la Russia zarista. È in questo contesto che matura la missione segreta di Virginia. Questa storia cominciò praticamente dopo la guerra di Crimea, 1856-57, che il piccolo Piemonte, pur di entrare nel rango delle grandi potenze, nel concerto delle grandi potenze europee, come si diceva allora, mandò una piccola missione di guerra a combattere a fianco dei turchi, dei francesi e degli inglesi che erano in guerra con la Russia. Al ritorno da quella battaglia ci fu poi la pace, il congresso della pace avvenne a Parigi e Napoleone avrebbe voluto invitare a questo congresso della pace il piccolo Piemonte, ma le altre grandi potenze si opposero. A questo punto Cavour tanto fece, tanto manovrò, che riuscì a convincere Napoleone di appoggiare l'ingresso di questa piccola potenza che era il Piemonte a sedere al tavolo dei grandi del momento, cioè Francia, Germania, Austria, soprattutto Russia, eccetera. E per ottenere questo scopo giunse anche a una, come si può dire, a un'operazione di alcova. Signor Conte, questa donna è un problema. Tutte le donne sono dei grattacapi. È un problema per chi? Per i francesi. Quale livello? Massimo livello. Massimo livello. Qual è la soluzione? Portarla a Parigi e farla scivolare nel letto dell'imperatore per indurlo ad un'alleanza di ferro con noi. A suo avviso, Nigra, la politica incontra dei limiti nella morale? Cavour era l'unico che mi innamorò di lei, anche se era un donaiolo, benché molti pensano che sia un austero uomo da monumento. E fu lui che utilizzò la ragazza e la mandò a Parigi proprio con questa missione speciale, col compito di civettare con l'imperatore e, se possibile, sedurlo. Lei partì e ci riuscì. Perché Cavour sceglie proprio Virginia? In effetti, malgrado la giovane età, Virginia ha solo 18 anni, sembra possedere molte caratteristiche che rispondono alle esigenze di Cavour. È unanimemente considerata la donna più bella d'Europa. È un'aristocratica e ha le entrature giuste alla corte di Francia. Parla perfettamente 5 lingue, ma soprattutto possiede anche un'attitudine innata ad essere una spia. Già dai suoi diari di adolescente emerge una personalità contraddittoria che coltiva segreti ed è abituata a mentire perfino a se stessa. Queste ragazze dell'Ottocento non erano quelle che descrivono i poeti, era molto, molto sveglia. Io ho letto i suoi diari di 16 anni, già combinava delle cose di cui non posso forse raccontare in pubblico. Lei è divertente soprattutto perché racconta con una certa spudoratezza la sua vita privata, per esempio, anche questo è straordinario.
non è comune per l'epoca, e usava delle cifre molto trasparenti, molto semplici per raccontare le sue disavventure. B voleva dire baci, B voleva dire baci e qualcosa di più, F voleva dire completo. Io mi ricordo un particolare che un punto una volta sul diario racconta la visita di Vittorio Emanuele, che entra e si nasconde dietro una tenda aspettando che tutti uscissero, poi siamo rimasti sul canapè seduti e poi punto, FFF sul tappeto, punto. Forse è proprio nell'intrico delle carte dei suoi diari che si possono cercare delle risposte ai molti enigmi sulla personalità della contessa e sul ruolo che può aver svolto per la causa dell'Unità d'Italia. Dall'osservazione della scrittura della contessa di Castiglione emerge una notevolissima variabilità, non solo nel corso del tempo, legata proprio all'evoluzione stessa della persona e contemporaneamente della scrittura, ma anche nello stesso periodo. Infatti abbiamo subito qui davanti le scritture relative al 1856 e troviamo delle scritture con delle forme grandi, con dell'aggiunta di gesto grafico, forme esuberanti, dove non si rispetta la marginatura. Lei aveva bisogno di occupare tutto lo spazio del foglio, e il foglio da un punto di vista grafologico simboleggia l'ambiente, quindi era una persona che aveva bisogno di visibilità. E accanto troviamo invece delle scritture con delle forme piccolissime, molto accurate, quasi ossessive, quindi era una persona che riusciva ad adeguarsi con una grande capacità di adattamento, di adattabilità piuttosto, nel senso che riusciva proprio ad adeguarsi alle situazioni in cui si veniva a trovare. Lei scrive nel diario D'Azeglio mi ha presentato il re, invece si dice mi ha presentato al re, ovviamente, ma l'io era un po' il suo problema in assoluto. È una donna che vuole imporsi, che vuole piacere, vuole esistere, e tutto questo è qualcosa che nell'Ottocento fa data. E naturalmente è anche un limite, nel senso che poi questo carattere un po' depressivo, lei piangeva quasi tutti i giorni e lo scrive, anche questo è straordinario. Lei ha delle depressioni durante il parto e dopo, e lo racconta, anche questo è tutto molto straordinario. La scrittura si presenta pendente, cioè inclinata verso a destra. A destra noi abbiamo l'altro, il tu, e quindi c'è proprio questo piegarsi nei confronti dell'ambiente. Ma quando questa pendenza si accompagna a forme piuttosto allungate, piuttosto verticalizzate, diciamo, quindi più allungate verso l'alto del foglio e non dilatate verso la parte destra, questo mi sottolinea appunto sempre la centralità dell'ego. Quindi io vado verso l'altro per dominarlo, per sedurlo, per manipolarlo, quindi non perdo mai di vista le mie istanze personali. Decisamente io ho l'istinto dei gatti, cioè della libertà. Non mi piacciono le mezze misure, le mezze parole, le mezze fiduce, le mezze ignoranze e i mezzi amori. O tutto o niente. Grazie, vai. Tutte le delegazioni diplomatiche sono già arrivate a Parigi. L'imperatore ha incaricato Valeschi di pronunciare il discorso di apertura del congresso. Tutto avrà inizio domani. Sa cosa significa questo? Significa che abbiamo solo 2 mesi. Lei entra a far parte dei servizi segreti dell'epoca. Era stipendiata. Costantino Nigra, che era l'ambasciatore a Parigi, l'uomo di fiducia di Cavour che stava a Parigi, era quello che organizzò poi tutta l'alleanza con la Francia per la seconda guerra di indipendenza, e aveva proprio un fondo nero per a pagare tutti i capricci della signora, la quale quando arrivò a Parigi andò a vivere in una bellissima residenza in una rue de Castiglione che sembrava fatta apposta per lei, perché era una Castiglione anche lei, spendendo
spendevano enormità soltanto, le sue toilette erano famose, tutto pagato dallo Stato italiano per arrivare allo scopo che doveva arrivare. La contessa è una donna sicuramente molto scaltra e molto intelligente, perché architettare e immaginarsi così sicura in una corte europea con un mandato ben preciso di Cavour, in cui lei era cugina e si dice anche che fosse forse l'amante, Cavour gli dice prima di partire réussissez ma cuisine avec ce qui vous plaira, mais réussissez. Dovete riuscire, cugina mia, non importa con quali mezzi, ma dovete riuscire. Prima della partenza per Parigi, Virginia, o Ninì, o Nicchia, come chiamata confidenzialmente anche da Costantino Nigra, viene istruita nell'uso di codici segreti per lo scambio di messaggi con la legazione piemontese e con lo stesso sovrano. Anche se molti documenti della contessa sono poi andati misteriosamente perduti, il suo cifrario personale si è salvato e contiene tutti i codici numerici dietro cui si nascondevano i protagonisti di questa storia. Misero padrone è il soprannome che Virginia dà al re nella loro corrispondenza privata. A Parigi diventò la signora più mondana, più ammirata del momento. A quell'epoca andavano di moda i quadri viventi, queste cose ricostruite con lei come protagonista, e ne fece moltissimi di questi quadri, lanciando delle mode incredibili. E andava all'Opera di Parigi e c'era un dramma, c'era un'opera sull'Etruria, e il giorno dopo, una settimana dopo, appariva a corte con un abito che imitava questi strumenti culturali. Le donne di quel periodo, soprattutto poi diciamo in Francia, in Piemonte, insomma, avevano una cultura proprio legata alla moda, perché andare diciamo in pubblico, andare a incontri sociali della nobiltà, insomma, era sempre le donne che più erano appariscenti erano quelle che poi avevano l'attenzione di tutti, tanto è vero che è la chiave su cui ha giocato poi la Contessa di Castiglione. Una volta la Virginia andò a una festa a corte con un bellissimo vestito di rete che si vedeva, però sotto era praticamente nuda, con un cuore enorme sull'inguine, e lei entrò nella sala, si inchinò l'imperatrice e l'imperatrice gli disse: un po' troppo in basso quel cuore, signor contessa. E lei gli rispose: il mio cuore batte dovunque. Il primo incontro con l'imperatore non sembra un grande successo. Ad un ricevimento in casa di Matilde Bonaparte, cugina di Luigi Napoleone, avviene la presentazione ufficiale. Virginia, a quanto si racconta, non trova nulla da rispondere a una frase cortese di sua maestà, tanto che lui commenta: bella, ma senza spirito. Nicchia non si scoraggia. Avrà presto la sua rivincita. Si incontra alla corte, lei molto bella, con un abito bellissimo, l'imperatore perde del tempo oltre i rituali con lei, e qualcuno lo nota, quindi immediatamente se ne parla. Poi ci sono degli incontri importanti, addirittura al Bois de Boulogne, un giorno alla corte, va al Bois de Boulogne, c'è la contessa, l'imperatore per un'ora si scappa con lei, con nessuno al seguito, in un'isoletta del Bois de Boulogne. Quindi da allora la principessa Eugenia de Monticola, la moglie, comincia a sospettare molte cose. Solo una notte passò, a quanto mi risulta, con Napoleone. E di quella notte, che lei descrive con molti particolari nel mio libro, il racconto, perché è una specie di diario suo, un racconto abbastanza piccante, conservò questa camicia da notte che indossava, che non usò più, la tenne quasi come una reliquia, diceva che era una nuvola di seta verde, e la conservò dentro una boccia di cristallo, ed era solita la Spezia, dove passò insomma gli ultimi anni della sua vita, farla vedere ai suoi ospiti dicendo: qui, questa dovrebbe essere il tricolore, la bandiera d'Italia, perché con questa io, ovviamente si vantava, ovviamente millantava, aveva esagerato la sua partecipazione, però qualcosa di vero c'era.
Qual è l'obiettivo di Cavour una volta che Nicchia sia riuscita ad entrare nelle grazie dell'imperatore? Purtroppo per lui l'esito della guerra di Crimea non è stato tale da consentirgli di avanzare richieste per il regno di Sardegna. Già essere presente al congresso di pace è un suo personale successo diplomatico. Ma Cavour vuole di più. Per lui è essenziale che il congresso di Parigi non si chiuda senza mettere all'ordine del giorno la questione italiana. I grandi d'Europa devono essere posti di fronte al problema di una nazione divisa, oppressa, percorsa da pericolosi fermenti rivoluzionari. L'obiettivo viene raggiunto poco prima della fine dei lavori. È il primo passo di un'alleanza che porterà Napoleone III a combattere fianco a fianco con Vittorio Emanuele nella seconda guerra d'indipendenza. Il primo passo verso l'unità d'Italia. È stata Virginia a convincere Napoleone ad inserire all'ultimo momento all'ordine del giorno la questione italiana? La contessa di Castiglione rappresentò sicuramente un elemento di considerazione sulle belle italiane, diffuse peraltro nella storia francese, ma non costituì assolutamente un elemento determinante. Non credo abbia avuto un ruolo significativo nel determinare la simpatia con la quale Napoleone III ha guardato al Piemonte e all'unità nazionale. Simpatia che nasceva da un calcolo politico. C'erano moltissimi elementi politici che lo spingevano a riferirsi alla questione italiana, sia per rimettere in discussione quello che era stato l'equilibrio conservatore deciso al congresso di Vienna, sia soprattutto perché lui faceva appello al popolo e alle nazionalità. Gli storici l'hanno un po' presa in giro, ma gli storici dell'epoca, gli storici dell'Ottocento erano tutti maschi, e maschilisti soprattutto, e quindi dalle donne si aspettavano soltanto che ricamassero coccarde o tricolori, ma non quando volevo, le donne più intelligenti volevano mettere il naso nelle cose politiche, immediatamente venivano considerate le impiccioni. Ad esempio, non c'è a Torino e in Piemonte, non c'è una piazza, non c'è una via, non c'è un monumento, un angolo, un monumento mi sembra eccessivo, ma non c'è una piazza dedicata alla contessa di Castiglione. A Parigi c'è Rue Castiglione, ci sono degli interi negozi, c'è tutto un richiamo alla contessa di Castiglione. Ma il fatto che la contessa di Castiglione non sia molto presente nell'immaginario collettivo dei torinesi credo nasca da un lato da una forma forse di misoginia congenita nel tempo passato nelle nostre zone e dall'altro credo anche dalla preoccupazione di non limitare il ruolo che i Savoia, il gruppo dirigente piemontese, aveva avuto nell'Unità d'Italia con la valorizzazione di ruoli femminili che alluderebbero a aspetti molto meno politici e molto più da gossip degli accordi realizzati in quegli anni. A nome del governo austriaco devo comunicarvi che consideriamo un affronto alla presenza della legazione piemontese al congresso. Spero che questo non vi spinga a ritirare la vostra partecipazione. Vi prego di ricordare che l'Austria per la Francia è un matrimonio di interesse. L'Italia è solo una pericolosa passione. Cercherò di non dimenticarlo. La battuta dell'ambasciatore austriaco Hubner ha una valenza esclusivamente politica? Oppure è al contrario un'allusione piuttosto trasparente alla liaison dell'imperatore? Esistono prove certe di questa relazione? Oppure è solo Virginia che ne sostiene la veridicità? Virginia era una grafomane. Gli piaceva scrivere, scriveva lettere a tutti e aveva l'abitudine, a quel tempo usava la carta carbone, carta copiativa. Praticamente tutto quello che scriveva ne conservava una copia. Tratteneva anche le lettere che scriveva, che gli scriveva il re, che gli scriveva Cavour, che gli scriveva Bismarck. Queste lettere lei le conservava, come conservava le lettere che inviava, è presumibile che conservasse ancora di più le lettere che riceveva. Però queste lettere che le riceve non se ne trova una, quindi evidentemente io penso che siano state bruciate. Nell'archivio di Stato di Torino si conservano circa 20 cartelle di documenti appartenuti alla contessa. Sono arrivati qui da lontano, per vie diverse.
La maggior parte è stata acquistata nel corso di una famosa asta tenutasi nel 1951 a Parigi, all'Hotel Drouot, dopo la fortunosa scoperta di alcune casse appartenute appunto a Virginia Verasis. Sono le carte Castiglione. L'avventura di queste carte prende l'avvio nel 1899 a Parigi, quando la contessa di Castiglione muore. Considerati i trascorsi piuttosto piccanti del personaggio, immediatamente si precipitano nella sua casa di Rue de Cambon rappresentanti del governo italiano. Il conte Sforza viene incaricato di procedere alla distruzione dei documenti compromettenti che si supponeva la contessa conservasse presso di sé. In realtà molti documenti si salvano dall'incendio, in parte perché le stesse persone incaricate provvedono a prelevarne una parte, ma in parte anche perché la contessa, qualche anno prima di morire, durante uno dei suoi viaggi in Italia, mette in salvo quattro grandi casse di documenti che porta alla Spezia, luogo in cui appunto essa aveva una casa di famiglia. Queste quattro casse di documenti vengono ereditate da parenti della contessa, i quali forse non si rendono ben conto di che cosa hanno in casa, e queste casse vengono riscoperte appunto nei primi anni 50 del Novecento. Attraverso lo studio di queste carte si riesce a entrare nelle vicende politiche e personali di moltissimi personaggi che hanno giocato un ruolo importantissimo nella storia nazionale del Risorgimento italiano. Ci sono lettere di Cavour, D'Azeglio, Villamarina, Cibrario. Alcuni anni fa, per una curiosa coincidenza, le carte Castiglione sono state raggiunte all'archivio di Torino da altri documenti molto importanti per la storia di quegli anni cruciali. Si tratta del Fondo Cibrario. Se fino a tempi relativamente recenti alcuni storici hanno cercato di negare il coinvolgimento di Cavour nelle vicende della contessa, il ritrovamento di alcune sue lettere, scritte da Parigi proprio durante il congresso di pace, non lascia adito a dubbi. Parigi, 21 febbraio 1856. Caro collega, vi avverto che ho arruolato nelle file della diplomazia la bellissima contessa di Castiglione, invitandola a coquetter e, ove d'uopo, sedurre l'imperatore. Le ho promesso che, ove riesca, avrei richiesto per suo padre il posto di segretario a San Pietroburgo. Essa ha cominciato discretamente la sua parte al concerto delle Tuileries di ieri. Addio. Vostro affezionatissimo Camillo Cavour. Torino, 25 febbraio 1856. Caro Presidente, magnifico ritrovato è quello di adoperar le grazie nella diplomazia. È un momento supremo, conviene adoperar tutte le armi. Vostro affezionatissimo Cibrario. Gli storici non solo hanno ridimensionato, ma hanno spesso mal giudicato l'utilizzazione da parte di Cavour delle grazie della contessa di Castiglione. Lo hanno in qualche modo giudicato come un espediente degno di una corte di secondo piano che in qualche modo deve guadagnarsi un suo spazio tra i grandi paesi europei, un intrigo che poi ha avuto poca efficacia politica. Parigi, 16 marzo 1856. Sire, ho consegnato a Nini la lettera che Vostra Maestà le ha scritto. La mia affascinante cugina preme perché io ottenga da Vostra Maestà di poter dare a quell'imbecille di suo padre un posto al di sopra della portata dei suoi mezzi. Camillo Cavour. Dunque è vero. Cavour ha effettivamente incaricato Nicchia di sedurre l'imperatore dei francesi. La diplomazia sabauda ha avallato l'incarico. Il re sapeva. Messaggi segreti, contessa? Tutt'altro. Faccia vedere.
Certamente. Molto bene, contessa. Molto bene. Incenerire sempre dopo la lettura. Poi lei, che non era stupida, aveva anche avuto dei contatti col famoso banchiere Rothschild. Famoso banchiere Rothschild, ricchissimo e grande speculatore. Lei, quando ci scoppiò la guerra, la seconda guerra di indipendenza, lei riusciva ad avere da un generale suo parente che combatteva l'esercito piemontese, riusciva ad avere addirittura delle notizie prima che del bollettino ufficiale. Non dimentichiamo che nell'Ottocento non c'erano i telefoni, non c'era la radio, non c'era il telegrafo, quindi queste cose andavano, le notizie andavano molto lentamente, e avere la notizia 6 ore prima del governo significava poter fare delle speculazioni in borsa colossali. E infatti, per esempio, quando i francesi vinsero a Magenta, il primo a saperla, la vittoria, a Parigi arrivò 6 o 7 ore dopo che Virginia era già stata informata e aveva informato Rothschild, il quale aveva già fatto la sua operazione in borsa, che si può immaginare con che guadagni. Ecco, lei aveva, quindi lei era allora molto astuta su questo punto di vista, non c'è che dire. Il suo rapporto col denaro è improntato a una caratteristica sventatezza, che se ne sia detto, e dai sovrani, da Vittorio Emanuele e poi da Napoleone III, si è fatta pagare veramente molto, un po' meno forse dal re italiano, ma da quello francese, all'imperatore di Francia, veramente moltissimo. La cugina ne parlava con disperazione, si strappava i capelli, diceva 40.000 franchi al mese, ho visto le ricevute che dava Baciocchi, questo ministro che si occupava del letto, diciamo così, del sovrano. Dopodiché una volta in un negozio di un italiano ha visto un necessaire da viaggio, praticamente un bidet portatile che costava 65.000 franchi, anche quello gli è stato regalato, racconta ai pettegolissimi fratelli Goncourt questa principessa Matilde, la cugina dell'imperatore. Quello che si legge in filigrana attraverso tutta questa cattiva gestione del suo patrimonio di bellezza è il fatto che le interessava soprattutto il riscontro del proprio fascino, e tutti questi infiniti doni che si è fatta fare nella vita, e che sono cominciati prestissimo, perché ha cominciato a sedurre la nonna per avere una torre a un certo punto, ma era proprio quasi una bambina, e però riporta con soddisfazione il fatto di esserci riuscita. Era proprio un gioco di seduzione a cui teneva, e il denaro è quasi sempre, comunque molto spesso, proprio questo, una riprova del fascino. Eccellente. Ferma così! Nella multiforme personalità di Virginia, uno degli aspetti più interessanti è forse quello che la spinge fin dal 1856 a stringere un sodalizio con il famoso fotografo parigino Pierson. Nel corso della sua vita, Pierson le scatterà più di 400 fotografie. Quello che mi divertiva pazzamente è andare a vedere tutte le toilette che lei si combinava e si faceva da sole per fare appunto i famosi scatti fotografici, tra cui appunto la principessa dell'Etruria, piuttosto ce n'era una fantastica, che sembrava già una Teda Bara, cioè lei ha anticipato veramente anche delle immagini che per noi sono care perché ricordano il cinema muto, cioè c'era quella drammaticità proprio tipica poi di molti anni a venire. Ecco, quelle sono le cose che a me mi sono divertite di più, anche perché si capisce che comunque lei ha realizzate staccando le tende, cioè un po' il concetto anche di Rossello Aran in Via col Vento, ecco, poi di fare di una toilette qualcosa di molto invece che appartiene poi alla casa, appunto al mobile, pur di creare questo personaggio così abbastanza, se vogliamo, molto sopra le righe. Siamo in un'epoca in cui tutto ciò che è fotografia è agli esordi, la ritrattistica nasce come strumento artistico,
proprio negli anni, intorno alla fine degli anni 50, inizio degli anni 850, inizio degli anni 860, il fatto che la Contessa di Castiglione fosse così abile nel posare testimonia la sua capacità di intuire la modernità dello strumento e la grande affermazione che quello strumento tecnico avrebbe avuto di lì a poco. Generale sicuramente era una donna estremamente creativa, già una che si presta a farsi fotografare, alcune volte nuda, seminuda, vestitissima, interpretare Maria Antoinette, improvvisamente invece fare uno studio sui suoi piedi. Beh, trovo che sia una donna assolutamente creativa, cioè una Yoko Ono dell'Ottocento. Signora. In pubblico Virginia è l'incontrastata regina dei salotti parigini. Nell'intimità della camera da letto azzurra di Compiègne, dove Luigi Napoleone l'ha raggiunta la prima volta, è diventata addirittura imperatrice, sia pure, come annota nel suo diario, solo per mezz'ora. Fin qui i pettegolezzi, ma ci sono risvolti politici? La principessa Metternich, moglie dell'ambasciatore Metternich, che era ambasciatore austriaco a Parigi, quindi una grande potenza in un'altra grande potenza, scrive a Vienna al Ministero degli Esteri dicendo: signori, raddoppiamo la nostra legazione diplomatica a Torino, presso il Regno d'Italia, a Torino, non era ancora il Regno d'Italia in quei momenti, perché il futuro d'Europa passerà da Torino. Credo però anche che le preoccupazioni della moglie dell'ambasciatore austriaco rientrassero nel clima dei salotti del tempo. Nel momento in cui una più grande potenza europea capisce che il futuro passa da Torino, perché c'è questa donna avvenente e straordinaria, vuol dire che il disegno di Cavour ha avuto successo. Credo che non si debba mai sopravvalutare la supposizione, la battuta di un singolo. Credo che valga d'altra parte anche per i circoli di oggi. Gli ambienti nei quali ci si trova a fare politica sono fatti anche di supposizioni di questo genere. Vedo le supposizioni di cui parlano i giornali sui rapporti di Condoleezza Rice, ora con D'Alema, ora con il premier canadese. Sarebbe bizzarro se tra 100 anni, per fare la storia di quanto accade oggi nel mondo, si andasse a esplorare quelle battute. Molti testimoni affermano che la contessa ha frequenti rapporti con i rappresentanti della legazione piemontese, Nigra in particolare. In questo rapporto c'è tutto: date, incontri, copie di versamenti bancari. Per il momento gli chiede di rimettere in libertà un sovversivo. In seguito gli detterà dichiarazioni di guerra e trattati di pace. Lasci che sia io ad occuparmene. L'imperatore andava a trovare la contessa di Castiglione in Place Vendôme e Rue Castiglione e si ritirava a alta notte, direi, al mattino, alle 3, alle 4 del mattino. Una mattina, all'uscita dell'imperatore, la carrozza lo aspetta e solo i servizi segreti imperiali. L'imperatore, c'è un attentato all'imperatore di un italiano. E quindi immediatamente l'apparato di corte dice: nessuno poteva sapere che l'imperatore era lì, usciva dall'alcova della contessa, l'unica che poteva saperlo era la contessa. Porti l'imperatore fuori di qui. Che cosa succede? Che sta succedendo? Rischio attentato, deve portare immediatamente l'imperatore fuori di qui. Voi, con me. Da allora gli apparati di sicurezza impediscono all'imperatore di passare le notti fino al mattino con la contessa, e quindi entrambi ne soffrono molto, soprattutto la contessa, ma man mano la relazione si allontana, l'imperatore si invaghisce di altre donne, la contessa
cerca invano di ristabilire un legame e poi si trova altre avventure, altri importanti compagni, e quindi la storia è finita un po' tragicamente, ma verosimilmente questo tranello era un tranello ordito dall'imperatrice Eugenia di Montijo. Nicchia se ne torna a Torino. Ormai separata dal marito, va ad abitare da sola in una splendida villa della collina torinese. Ma nella corte sabauda, che non l'ha mai amata, si sente fuori posto. Rimpiange amaramente Parigi e pensa solo a tornare. Con alti e bassi, Virginia prosegue per vari anni la sua relazione con Vittorio Emanuele. Forse svolge altri incarichi riservati per suo conto. Sicuramente fa ancora affari con Rothschild. Con la seconda guerra d'indipendenza, tutti i piani di Cavour e di Vittorio Emanuele II iniziano a dare forma a quella che sarà l'Italia unita. Ma non è Virginia ad organizzare lo storico incontro segreto di Plombier tra Cavour e Napoleone III, né a tenere i contatti successivi tra di loro. E quando alla fine riuscirà a tornare a Parigi, non avrà più un ruolo di primo piano. Ormai è fuori dal gioco. Il nostro Piemonte, piccolo per territorio, acquistò credito in Europa perché grande per le idee che rappresenta, e noi non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi. Non so che cosa augurare al misero padrone che possa fargli piacere, giacché Nicchia non ha il dono di fargliene. Mi contento di mandare al re i miei rispettosi saluti per l'anno 1970. Il 69 è stato cattivo, dal primo giorno fino all'ultimo che finisco a Firenze. Comincerò il 70 alla Spezia e poi andrò dove il destino mi porterà. Se mi vuole, mi chiami. Sul retro di Pugno del Re la voglio. Vittorio Emanuele II è stato un grande amatore, come sono stati in genere tutti i principi, tutti i regnanti, ma cerca le sue avventure molto di più nelle campagne, nei balli a palchetto, nelle sagre paesane, dove va travestito da cacciatore o da semplice ufficiale, di quanto non faccia all'interno dei salotti. Non credo che la contessa di Castiglione sarebbe mai stata il tipo di donna con il quale Vittorio Emanuele II poteva intrecciare una relazione duratura. Difatti la relazione duratura l'ha intrecciata con una popolana, Rosa Vercellana, che qui in Piemonte chiamiamo la Bella Rosina, la Bella Rosina, che era la figlia del postiglione di Casale Monferrato, e Vittorio Emanuele II diceva: mi trovo bene con la Bella Rosina perché da lei si può desinare in maniche di camicia. La contessa di Castiglione non aveva l'apparenza di una che desinava in maniche di camicia, ma che era invece attentissima al protocollo e a tutto il gusto e lo stile che il protocollo aristocratico e mondano prevedeva. La giovinezza di questa donna fu brevissima. Lei a 35 anni non solo si sentiva vecchia, ma era vecchia. Fu umiliata da molti uomini che, appunto, non essendo più bella, immediatamente la disprezzavano. Tant'è che lei si rinchiuse in se stessa, in questa sua casa che aveva alla Spezia, in quella che aveva a Parigi. Addirittura, cioè, non è la leggenda, tolse gli specchi, coprì gli specchi con dei panni di velluto, non vuole farsi più vedere, diventò una maniaca, morì infatti molto presto, aveva 60 anni quando è morta. Morì malissimo, la sua vecchiaia deve essere stata terribile. Tu forse verrai, ma non stasera. Dormirò tranquilla. Io non pranzo con nessuno, né con me, nemmeno. Vomito invece di mangiare. E vomito veleno.
Sono sola. Resterò sola. Stanca. Morta. Arrabbiata. È stata abbandonata, come spesso succede in politica, si porta le stelle, poi le stalle, eccetera. E questo appunto è successo a lei, oppure era servita all'uso e per cui come un Kleenex gettato. In quel momento lì, quello mi piace di reazione femminile, di non lasciarsi veramente andare, ma di dire, ok, allora adesso come posso strabiliare ancora il mondo? Perlomeno se non lo strabilio, voglio strabiliare me stessa. E allora si è inventata questo rapporto meraviglioso con questo famoso fotografo che l'ha ripresa e in qualche modo lei lì ha attraversato la sua fase artistica, perché io sono sicura che è stata lei la regia di tutto questo. Virginia continua a farsi fotografare da Pierson fino a poco prima della sua morte, che avverrà a Parigi il 28 novembre 1899, alle soglie del nuovo secolo. Io credo l'interesse nei confronti dell'esistenza di un personaggio come la Contessa di Castiglione non debba esaurirsi solo agli anni 56-58, che sono quelli più in qualche modo studiati. Se noi guardiamo infatti l'intera vicenda della Contessa di Castiglione, scopriamo delle cose molto interessanti. La progressiva maturazione di una donna che non ha nessuna esperienza politica, l'ampliamento dei suoi interessi, i suoi viaggi, i contatti che ha con altre persone. Insomma, io credo che la seconda Contessa di Castiglione, quella più matura, quella che ha dei giudizi più penetranti e più sfrestanti sugli ambienti e le persone, fino alla Contessa di Castiglione vecchia e che definisce in modo altrettanto curato le sue disposizioni testamentarie di quanto ha fatto nel presentarsi a Parigi, sia interessante. Nessuna croce, nessun prete, nessuna chiesa, nessun servizio divino, nessun fiore, nessuna veglia. Nessun console, nessun ambasciatore, nessun sigillo, nessun erede, nessun necrologio, nessuna informazione, nessun giornale. Allora, un personaggio come la Contessa di Castiglione, così stravagante, da una vita in definitiva così avventurosa, legato all'alta società, con uno anche con dei passaggi, La Spezia, Torino, Parigi, per il fatto stesso che esista una vita così complessa, per il fatto stesso che abbia coinvolto personaggi dell'altissima aristocrazia come Napoleone III, ha stimolato in questi 100 anni moltissima letteratura. Allora Luigi, verrà presto a trovare la sua mina? Sì. Pensiamo anche al volume 800 di Salvatore Gotta, ma ancora di più ha avuto fortuna nel cinema, perché in fondo la Contessa di Castiglione non è una donna da leggere, perché ha scritto nulla se non i suoi diari, non è una donna che ha scritto riflessioni, è una donna da vedere. Ma quante volte ti ho detto che non devi occuparti di politica? Ma io non mi occupo di politica, ma non posso dimenticare che sono italiana. Nel mio paese sono in molti a pensare alla libertà. E magari, quando questa verrà, ci sarà qualche storico che scriverà: l'intervento francese fu determinato dall'affascinante Contessa di Castiglione che turbò e convinse l'imperatore. E non è vero, forse? Brindalisi era molto ben scelta perché aveva gli occhi verdi come la Castiglione, questa pelle trasparente e una bellezza veramente travolgente. È stato veramente il mito della bellezza ottocentesca e quindi di un certo tipo di femminilità che tutti abbiamo subito. Abbiamo letto troppi romanzi e abbiamo troppo pensato alle spalle nude della Castiglione, questo è certo. Un recente teleromanzo ha presentato agli italiani alcuni protagonisti del nostro risorgimento: Vittorio Emanuele, il conte di Cavour, Napoleone III, Costantino Nigra
E in primo piano lei, la donna cui nessun uomo sapeva resistere, nata per l'amore e vissuta nell'amore, la contessa di Castiglione. Nel teleromanzo la contessa era impersonata da Virna Lisi. Ma cosa sta facendo, signorina? Quello che fanno tutte le ragazze della mia età, quando stanno per sposarsi. Prepara il corredo. Da quel poco che possiamo vedere, beh, è veramente molto bello, signorina Lisi. E ci scusi, a quando le nozze? Molto presto. Abbandonerà la carriera artistica? Sì, forse sì. Dove sarà ambientato il suo prossimo film? In una chiesa, dove un sacerdote mi chiederà se sono contenta di sposare il signor... Il signor? Un signore che detesta la pubblicità. Non insistiamo. Auguri, signorina Lisi. Grazie. La freddezza della Castiglione aveva qualcosa di cupo, mentre la trasparenza di Virna Lisi ha qualcosa di luminoso e di felice. La bellezza della Castiglione era proprio rinforzata dalla sua malinconia caratteriale, perché era un modo di mettere a distanza e quindi di essere imprendibile e quindi inafferrabile, cioè molto amabile. Organizzato da Carvin all'Open Gate romano, un gioco abbastanza serio, il processo alla contessa Castiglione. Aria di mondanità e frenetica attesa femminile. Anna Maria Ferrero impersonerà l'imputata, accusata e difesa da noti giuristi d'oggidì. Qui la giuria, non influenzata dal romanzo sceneggiato in TV, ha assolto Virginia Castiglione, cocotte per amore di patria. L'ingenuo Napoleone III credeva di fumarsi un Virginia e invece fumava un semplice Cavour. Secondo me è stato un personaggio nella storia del costume, un personaggio nella storia della moda, molto più riconosciuta in Francia, molto più riconosciuta negli Stati Uniti. Il premio Grinzane Cavour ha organizzato a Parigi tutto un avvenimento dedicato alla contessa di Castiglione, addirittura ha restaurato la tomba che sta a Parigi al celebre cimitero del Père Lachaise, che era ormai abbandonata, l'abbiamo ritrovato, un mio collaboratore l'ha ritrovata miracolosamente dopo giorni e giorni in questo celebre storico cimitero. Ma il suo personaggio, come personaggio pubblico, come personaggio che ha retto la scena, è un personaggio altamente emblematico. È troppo tardi per ricominciare a vivere quando si comincia a morire. Non una patria, non una famiglia, non un amore, non un amico, né affetti, né salute, né denaro, nulla più della bellezza che ora non c'è più. Mi è stato fatale. Era il febbraio del 1999, sono andato al Père Lachaise alla ricerca della tomba della contessa di Castiglione. Dopo lunghe ricerche vedo un prato abbandonato a se stesso, con una punta dell'angolo della tomba che scorgeva. E allora io, con la zappettina che avevo, ho iniziato a zappettare, zappetto, e finalmente vedo la scritta Virginia Oldoini, contessa di Castiglione. Quando lei è scomparsa, è caduto un po' l'oblio su di lei. Non c'erano più parenti, perché lei aveva un solo figlio che era morto. Non c'erano più i suoi importanti compagni e importanti amanti. Ma il suo oblio sicuramente è collegato anche all'oblio della sua tomba. Si è rimosso questo ricordo della contessa di Castiglione. Gli storici non sono stati molto generosi con Virginia, con la contessa Virginia di Castiglione. E in compenso però direi che la popolazione, l'opinione pubblica ha avuto una grande ammirazione per questa donna, che è entrata nell'immaginario popolare sia francese che italiano. Lei è grande in questa volontà di rappresentazione di sé e proprio in questo gusto che ha per se stessa. Le dive moderne hanno questa dimensione che allora aveva la contessa di Castiglione, che, ripeto, è stata letta soprattutto in termini moralistici, la sua vita in termini di spia, ma invece è una donna che ha valorizzato anche il ruolo della seduzione, il ruolo femminile in un modo alto. Ricordate, voi che amate la storia, la mia è una curiosa ed accidentata storia di cose diversissime. Fatalità o provvidenza, non so.
In questo gioco di vita e di morte non so più distinguere. Io non desidero che il silenzio e l'oblio.